Radio Magazin. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la Voix d'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani, oggi il nostro ospite è Riccardo Storti da Genova. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Riccardo. Ciao Dario e un saluto a tutti gli ascoltatori, sempre un piacere. Ecco, oggi con Riccardo parliamo di podcast, anche se dire podcast probabilmente, visto il tema che andremo a parlare, è riduttivo, e parliamo di Astrolabo e Yastar Radio, prima trasmissione radio e poi diventata anche trasmissione televisiva, una lunga storia alle spalle, nata dal Centro Studi per il Progressive Italiano, oggi ritorna con l'associazione culturale Metrodora, no? Vogliamo parlare un attimo di come è nata l'idea e di quelli che sono i contenuti, Riccardo? Sì, allora è una trasmissione proprio diretta, infatti diciamo che Yastar Radio è una web radio che si trova in pianura padana tra la bassa mantovana e la bassa veronese, gestita abilmente da Roberto Dalseno, che io conosco da un sacco di tempo, appunto dal 2010, quando venni a contatto con lui attraverso Verdiano Vera dello studio Maya di Genova, e da lì erano nate le serate progressive e così via. Poi insomma, l'hai detto anche tu, poi siamo passati alla televisione, ero con Fabio Zuffanti, l'autore degli ultimi libri che sono stati scritti su Battiato, Branduardi, abbiamo scritto anche un libro insieme con Fabio, che è un musicista ma è anche uno scrittore, è anche un romanziere, e siamo andati avanti sino al 2013. Poi 2014-2015 ho ripreso io preparando le trasmissioni solo per radio, e per 7 anni siamo rimasti fermi. Adesso si riparte con la novità data proprio dall'ausilio dell'Associazione Culturale Metrodora nella persona di Roberto Giannini, che anche lui è un carissimo amico con cui ho fatto diverse battaglie culturali, visto che lui si è occupato sempre del tributo a Demetrio Stratos che veniva fatto presso la sua associazione di Genova, di Metrodora. Insomma, c'è un ottimo rapporto, c'è un'amicizia, e allora mi è venuta anche l'idea di dire: ma perché non agganciare anche Metrodora ad Astrolabio? E infatti Roberto cura una pillola ogni puntata, nella mezz'oretta che abbiamo, una pillola in cui lui annuncia e racconta, recensisce un brano di progressive, naturalmente recente, di gruppi. Ecco, tu fondamentalmente sei un docente di lettere, no? Insegni a scuola, sei un docente di ruolo e tra l'altro hai anche la passione
del giornalismo, perché ricordo all'epoca eri un appassionato, penso che lo tu sia ancora tuttora, appassionato di scritti di Sanguinetti, no? Che si occupava spesso di teatro, e quindi poi scrivi anche degli articoli, delle recensioni, sei anche un critico musicale, no? Ecco, vogliamo parlare un po' anche di questo. Sì, certo, Dario, diciamo che vabbè, io da circa dal 2005-2006 ho cominciato anche a scrivere grazie alla casa editrice milanese Areostella di Iaia De Capitani e Franz Di Cioccio, e ho scritto diversi volumi dedicati al progressive rock, a Genova, ai New Trolls, mi sono occupato di Battiato, mi sono occupato anche di Mozart, voglio dire, quindi ho scritto diversi testi. Naturalmente mi tengo allenato, come si suol dire, grazie ad un blog che ho, che appunto è questo Asterischi di Musiche, che si trova naturalmente sulla piattaforma WordPress, poi basta scrivere Riccardo Storti e Asterischi di Musiche sul motore di ricerca, esco fuori, e lì ogni settimana cerco di raccontare quello che mi arriva, dischi diciamo pubblicati da poco, e scrivo le mie recensioni, ma talvolta mi capita anche di riprendere vecchi dischi degli anni 60, 70, 80 per tirarli fuori un po' dal dimenticatoio. Quindi diciamo che più che altro quella del blog è una palestra in attesa poi anche di ulteriori pubblicazioni, se verrà la voglia al sottoscritto di riprendere la penna in mano e magari di occuparsi. Se ho capito bene, hai scritto anche su qualche quotidiano, no? No, io su quotidiano mai, assolutamente. Io ho scritto sempre comunque su, diciamo, sul blog, poi mi è capitato di curare a volte copertine di dischi, libretti di album, però sulla carta stampata praticamente mai, se parliamo di quotidiani o anche di stampa specializzata, no, sarebbe millantato credito, come a volte quando mi capita di trovare a fianco al mio nome giornalista, io non sono giornalista, io infatti a me piace definirmi un blogger musicale, al limite saggista musicale, soprattutto un appassionato di musica. E quindi non c'è mai stata la possibilità di avere l'incontro con qualche autore, mai fatto questi bei nomi, no? Prima? Sì, gli incontri con gli autori, ci sono stati nel passato, anche soprattutto quando ho scritto il libro sul progressive a Genova negli anni 70 e il libro su New Trolls, ho dovuto comunque prendere un retroterra musicale, per cui insomma i protagonisti ho avuto modo di incontrarli, penso il compianto Vittorio Descalzi, persona squisita che mi raccontò tantissimo dei New Trolls, penso anche a Bambi Fossati, penso comunque a moltissimi musicisti che ho incontrato, quindi insomma certo, lavorando sul campo è capitato, però sai, il mio lavoro poi è sempre quello di cercare di fare proprio l'analisi musicale più che la ricostruzione storica. Mi occupo anche della ricostruzione storica, però poi mi piace proprio entrare dentro i dischi e sviscerare quelle che sono le qualità del brano musicale. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Ecco, diciamo, il tuo lavoro, soprattutto anche quello di docente, e il tema in questa chiacchierata è, in un certo senso, no? La cultura, la radio, e possiamo dire anche la scuola. Ecco, secondo te c'è ancora spazio per la cultura e anche per la radio fra i giovani? Penso che sicuramente avrai l'opportunità di parlare anche con i ragazzi a scuola di queste cose. Che reazione hanno? Ma guarda, la radio è un oggetto misterioso, è un oggetto evocativo, perché mi capita abbastanza spesso, soprattutto quando in terza media studiamo la Seconda Guerra Mondiale, ma studiamo soprattutto la Guerra Fredda. Noi la Guerra Fredda l'abbiamo vissuta perché c'eravamo, io ero un ragazzino, ma ero un ragazzino molto curioso che tiravo i famosi filari del mio ricevitore ad onde corte per poter captare i segnali delle radio oltre cortina, no? Le trasmissioni in lingua italiana di Radio Mosca, Radio Pro,
Praga, Radio Varsavia, insomma, e quando queste cose vengono raccontate un po' tipo come la favola, no? Viene fuori l'alieno, no? Perché nessuno... Ma veramente, sì, perché poi, cioè, per i ragazzi, ascoltare oggi una trasmissione radiofonica dagli Stati Uniti, nel momento in cui hanno il loro smartphone, per loro è una stupidaggine. Ma voi come lei prof ascoltava la radio degli Stati Uniti, la Voice of America, con il FedEx, senza internet, come faceva? E allora lì vai a spiegare la propagazione delle onde, diciamo, della stratosfera e tutte queste altre belle cose, no? Ionosfera, e, insomma, quello il radiantismo. E allora la radio è un oggetto misterioso che merita comunque di essere riscoperto. Certo, oggi la comunicazione va tutta in un altro settore, va tutta in un altro, ecco, cioè sono cambiati i tempi. Sto parlando di scuola, spesso mi è capitato, no, di fare una chiacchierata con dei veri addetti ai lavori che sono, ricordo, la direttrice dell'Accademia Verdi di Venezia, e dove abbiamo parlato, insomma, del fatto che a scuola si parla assai poco di musica. Ecco, diciamo, è molto anche di sport invece di calcio. Cosa possiamo dire su questo, Riccardo? Ma sì, ma guarda, io credo sempre che dipenda molto poi anche dai singoli. Io vedo, per esempio, io insegno in un istituto comprensivo della periferia genovese a Genova Rivarolo, e devo dire che, per dire, noi siamo in una scuola in cui le discipline di derivazione artistica sono molto, ma molto curate, cioè si fa molta musica da noi, i ragazzi imparano a suonare gli strumenti musicali, come si fa molta arte figurativa, e poi spesso e volentieri ci si ritrova ad essere anche trasversali, no? Perché comunque le materie umanistiche possono dare una mano in tal senso, ma anche le materie scientifiche. Quindi, ripeto, dipende molto dall'ambiente in cui sei. Certo, il discorso generale è quello, perché poi le ricadute sulla società sono proprio quelle, no? Ma anche partire dal principio che i giovani, i ragazzi non siano più in grado di scoprire la cultura, in questo caso la cultura musicale, perché c'è troppo con internet, è vero sino ad un certo punto. Non dico che debbano essere guidati, perché questo sembra quasi un atteggiamento di tipo, diciamo, pedagogico. Che, bene o male, c'è stata l'introduzione negli ultimi anni, no, dei licei musicali, no, Riccardo? Quello forse ci ha dato un poco la mano a portarla di nuovo a scuola, la musica. Ecco, però io volevo concludere questa chiacchierata cercando di carpire da te quelli che sono i tuoi gusti musicali, perché chiaramente è una trasmissione dove hai curato delle trasmissioni dove, oltre della critica, hai lanciato anche dei brani. Quali sono i tuoi autori preferiti, Riccardo? Mamma mia, domanda da 100 milioni di dollari, nel senso che, guarda, io sono un ascoltatore onnivoro, poi ho dei punti di riferimento fermi, no? I Beatles, Frank Zappa, la premiata Forneria Marconi, Gustav Mahler, Miles Davis, Peter Gabriel, sono nomi che ti posso fare così a getto d'inchiostro, potremmo dire, no? Se potessi scriverli su un foglio. E poi, ovvio, mi guardo intorno e soprattutto cerco di guardare anche avanti, cerco anche di scoprire qual è la nuova musica, le nuove frontiere della musica. Però, insomma, non è facile. Poi tra i cantautori Battiato e Fabrizio De André sono, diciamo, all'apice di quello che è il mio pantheon, però appunto non è così semplice. Tra l'altro tu vivi in una regione, no, dove c'è Sanremo, no? Sì, ma nella nostra regione, certo, c'è Sanremo, ma c'è anche qualcosa di più, nel senso che c'è il premio Tenco a Sanremo, e poi c'è Genova, che comunque ha dato vita ad una scuola cantautorale importantissima, che è un po' la pietra angolare della canzone d'autore italiana dagli anni 60 in poi. Quindi, poi, se non erro, sì, tu sei anche una persona che fa la musica.
Sì, diciamo che sono un dilettante. Quindi, allo ascolti, sbaraglio. Fai la critica, ti piacciono i brani, musica, tanti autori, abbiamo sentito, poi la fai pure. Che cosa suoni, Riccardo? Ma guarda, suonavo, meglio usare l'imperfetto, perché sì, perché in gioventù, mi piace dire, perché comunque il tempo veramente è quello che è, e per fare musica seriamente bisognerebbe avere molto più tempo. Ma io, guarda, io ho suonato nei gruppettini scolastici, liceali, è stata una parentesi che poi è durata sino quasi ai 30 anni, quindi una parentesi anche piuttosto lunga. Io ho iniziato studiando chitarra classica, alla fine mi sono ritrovato a suonare le tastiere, insomma, diciamo, suonare parola grossa, strimpellare, però strimpello e mi diverto, e ancora adesso quando posso mi metto al piano, e magari il piano mi serve, serve per staccare la spina, penso, no? Serve per staccare la spina, perché altrimenti diventa poco complicato, no? Sì, ma no, per forza. Però ripeto, uso molto lo strumento musicale proprio come strumento, no? Cioè, appunto, devo scrivere una recensione, sento qualcosa, il pianoforte mi serve a volte per verificare se quello che sto ascoltando dal punto di vista melodico armonico quadra con quello che ho in testa prima di scrivere delle stupidaggini. Quindi di solito il pianoforte ormai mi serve come cartina da tornasole. Ecco, diciamo che per una persona che poi scrive anche la critica, fare anche la musica probabilmente è una marcia in più, perché ti fa, riesce a farti compenetrare in quello che l'autore vuole scrivere, no? Che vuole dire. Ma sì, questo è vero, ma in questo io sono molto d'accordo con quello che diceva il grande De Chirico, no? De Chirico diceva dei critici d'arte che erano dei pittori falliti, perché non erano riusciti ad esprimersi come pittori, e quindi avevano ripiegato nella critica artistica. Io da musicista fallito quale sono, e alla fine ho dovuto ripiegare nel raccontare la musica e non nel comporla, è tutto. Riccardo, qui sei una persona umidissima. Ma io no, guarda, figurati, no, fidati. Sono sicuro che non è così. Allora Riccardo, io purtroppo qua il tempo a nostra disposizione volge al termine, se hai ancora qualche battuta da rivolgere agli ascoltatori puoi fare, hai tutto il tempo che vuoi. No, io ti ringrazio di avermi dedicato appunto del tempo per la tua storica trasmissione a cui avevo partecipato. Mamma mia, andiamo indietro, tremano le vene, i polsi, non oltre, diciamo, 25 anni fa, perché questa cosa è tutto a mio scapito, quindi non lo... Vabbè, però insomma non sono due giorni che ci si conosce, mamma mia, appunto c'era la guerra fredda, fai un po' te. Vabbè. Ok, allora dall'altro capo del telefono, da Genova, Riccardo Storti, in bocca al lupo per la tua, per la ripresa della tua trasmissione. Speriamo di risentirti di nuovo ospite qui in trasmissione da Radio Magazine. Quando vuoi, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Negli scorsi giorni, le immagini dei sabotaggi ai danni del gasdotto Nord Stream, nel mare danese, hanno fatto il giro del mondo. Attacchi deliberati, mirati a colpire le fonti di approvvigionamento energetico. Sono immagini tangibili, sotto gli occhi di tutti, e delimitano un perimetro, spiegano gli esperti in cyber security. Quelle che non vediamo, però, sono le minacce cyber alle imprese che operano nel settore dell'energia, sommerse nel mare del dark web e dell'hackeraggio. Secondo gli esperti, nel solo periodo tra giugno e luglio 2022, gli attacchi informatici contro il mondo dell'energy sono aumentati del 33%. Perché il fenomeno è in così forte crescita? Tra i motivi c'è l'appetibilità del settore. Dopo la guerra in Ucraina, le imprese fornitrici di energia sono molto profittevoli. Poi, non secondaria, c'è l'alta eco mediatica che gira intorno all'energia in questo momento. La combinazione di questi fattori è terreno fertile per gli hacker, spesso anche mitomani, che vogliono mettersi in luce. Il tribunale del Delaware ha sospeso la causa in corso tra Elon Musk e Twitter e dà alle parti tempo fino al 28 ottobre prossimo per trovare un accordo. La decisione del tribunale arriva dopo la richiesta di Elon Musk di sospendere appunto l'azione legale avviata nei suoi confronti da Twitter per costringerlo ad acquistare il social media. I legali del patron di Tesla hanno osservato come l'uomo più ricco del mondo si sia infatti impegnato a rilevare la società, che cinguetta al prezzo originario di 44 miliardi di dollari. Il social media aveva respinto la richiesta del
dell'imprenditore di congelare il contenzioso. La richiesta di Musk arriva 2 giorni dopo aver rilanciato il suo piano di acquisizione. Il ritiro di luglio del fondatore di Tesla dell'offerta da 44 miliardi di dollari per rilevare Twitter ha portato quest'ultima a denunciare Musk per violazione del contratto. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la legislazione che permetterà ai consumatori di utilizzare presto un unico caricatore per tutti i loro dispositivi elettronici. Entro la fine del 2024, tutti i telefoni cellulari, i tablet e le fotocamere nell'UE dovranno essere dotati di una porta di ricarica USB-C. Dalla primavera 2026, l'obbligo si estenderà ai computer portatili. La nuova legge fa parte di un più ampio sforzo volto a ridurre i rifiuti elettronici e a consentire ai consumatori di compiere scelte più sostenibili. Il testo legislativo è stato approvato con 602 voti favorevoli, 13 contrari e 8 astensioni. Nuovi strumenti per personalizzare il feed di Facebook e permettere agli utenti di scoprire i contenuti che interessano di più. Sono le novità annunciate dal social media che darà la possibilità di scegliere tra le opzioni mostra di più o mostra di meno relativamente ai contenuti postati dagli amici, dalle community seguite sulla piattaforma e ai contenuti consigliati e in futuro anche sui video brevi o reels. Stiamo rendendo i nostri sistemi di intelligenza artificiale più intelligenti e reattivi, spiega la società in un post ufficiale. Inoltre aggiunge Facebook, stiamo continuando ad esplorare nuovi modi per aiutare le persone a scegliere quali contenuti di amici, familiari, gruppi, pagine e personaggi pubblici visualizzare nel proprio feed. Questi strumenti, così come preferiti, metti in pausa e riconnettiti, si trovano nella sezione preferenze per il feed. Come per ogni modifica apportata al prodotto, utilizzeremo il feedback diretto per perfezionare continuamente il nostro approccio. Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.